Continuiamo la nostra riflessione sulle risposte che Padre Pio dava alle persone quando gli ponevano domande sulla morte e sul purgatorio e su come andare in paradiso direttamente dalla terra. Ieri abbiamo visto come Padre Pio ha risposto accettando tutto dalle mani di Dio, offrendogli tutto con amore e ringraziamenti. E solo così si passa dal letto della morte al paradiso, disse Padre Pio. Ma vediamo un'altra risposta che Padre Pio dà ad una ulteriore domanda. Un giorno una persona gli chiede, dice: Padre, ma lei soffre le pene dell'inferno? E Padre Pio risponde: sì, naturalmente. E poi questa persona ancora rincalza con un'altra domanda. Dice: soffre anche le pene del purgatorio? E Padre Pio risponde: credimi, anche quelle. Certo, continua Padre Pio, le anime del purgatorio non soffrono più di me. Sono sicuro di non sbagliarmi. E sono risposte un po' difficili da capire, perché ci rimandano sempre all'aldilà, ma nello stesso tempo chi risponde è una persona che per tanti aspetti, stando sulla terra, aveva, lasciatemi passare questo termine, dei contatti con l'aldilà. In un certo senso conosceva l'aldilà. Lui spesso vedeva Padre Pio, era visitato dalle anime purganti, no? Vi ho detto già in qualche precedente puntata che Padre Pio disse un giorno che le anime del purgatorio che salivano su questo mondo, cioè a San Giovanni Rotondo, erano molto, ma molto di più, erano più numerose dei viventi, delle persone viventi che venivano qui a San Giovanni Rotondo. E Padre Pio fa riflettere quando dice che lui soffre le stesse pene del purgatorio e dice che è sicuro che le anime del purgatorio non soffrono più di me, perché già lui qui sulla terra soffriva come nel purgatorio. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.